Un'associazione per difendere i papà e promuovere la genitorialità responsabile, quella presentata a Chieti proprio nel giorno della festa del papà, il 19 marzo, nella sede della Camera di Commercio di Piazza Vico. L'associazione si chiama Sono Papà e si propone, grazie alla collaborazione di figure esperte, di favorire il recupero del concetto di rispetto dei diritti, sostenendo interessi dei soggetti più deboli e in particolar modo dei figli, offrire un aiuto ed un sostegno sociale ed assistenziale ai padri separati o divorziati, tramite azioni sociali e culturali a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. Il nostro obiettivo è quello di creare i presupposti per una bigenitorialità, cioè dare la possibilità al bambino, durante la fase di separazione dei genitori, di usufruire e di godere della presenza sia del papà che della mamma. Quindi abbiamo fatto degli accordi anche con degli psicologi e con altre strutture affinché si possa dare un sostegno ed evitare tutte quelle che sono rapporti conflittuali nella coppia, in famiglia. Dal momento che comunque il primo soggetto che ne soffre e che ne paga le conseguenze è il bambino. Dal convegno è emersa la voglia di collaborare sicuramente tra le diverse associazioni e le diverse identità territoriali in favore, in questo caso, della paternità e comunque della bigenitorialità, quindi la voglia di considerare madre e padre come pari merito nella gestione dei figli e soprattutto il fornire dei servizi che siano adeguati a questa coppia genitoriale a tutelare dei minori e sicuramente a creare e a co-creare una famiglia più funzionale.